Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Cosa dice ai tifosi, al pubblico che è uscito deluso? Perché chiaramente magari la sconfitta ce la poteva anche aspettare, ma chiaramente hanno visto... No, mi piace molto perché anche oggi, come nelle precedenti occasioni, c'è una cornice importante di pubblico a sostenerci fino alla fine, e quindi è chiaro che c'è... Da una parte c'è una parte di comprensione, una parte di frustrazione, una parte di incazzatura. Poi le percentuali, bisogna vedere, ognuno ci mette la sua, perché è giusto che il tifoso sia arrabbiato. Qualcuno vorrebbe le sue dimissioni, qualche tifoso. Allora, ogni volta che perdo di chiedermi sta roba, io finché mi fa allenare, alleno. Poi quando si decide di mandarmi fuori dal rapporto, mi manda fuori dal rapporto. Io le dimissioni... Preso la vittima, che secondo i neuroni della Lega, io magari avrei anche qualcos'altro da dire a riguardo, ma siccome io sono uomo di club, uomo di società, cerco di fare al meglio il mio lavoro. Se poi non è sufficiente, non so perché mi dite, ogni volta dovete farmi questa provocazione. No, era semplicemente perché ho sentito i tifosi. I tifosi per forza dicono la dimissione dell'allenatore, e i tifosi che dicono quello che vogliono, hanno ragione tutti, lo devo dire. Ascolta a chiunque dice quello di lì. Ma io riporto quello che si riporto così, le voci così a casa. Riporto cosa? Riporto quello che io che passa. Oh, metto voce di metti così, perché è un riporto giornalistico, è un riporto da bar di poveretti, con rispetto dei poveretti e soprattutto di... Quindi, cosa rispondo? È una domanda proprio per la questa settimana. Pensi di dover ripartire? Se fai giornalista, devi fare giornalista, non riportare voci, che sono cazzate. No, io sento quello che viene detto. Sente cosa, ma chi? Da parte di chi? Non si fa sta roba qua, non si entra a dire qualcuno dice, ma chi? Che venga qua e me lo dica, no? Qualcuno dice cosa? Ma lei mi dice, lei è un suo invito, lei risponde no. Allora basta. No, non si riporta le voci così. Ma non si riporta le voci da bar, le cose che si leggono qua sui social. Io sento quello che è stato detto. I social dicono anche che abbiamo bisogno di qualche giocatore in più, di cambiare qualche giocatore. E certo. Allora riporti anche qualcos'altro, non riportarsi. Ma io parlo con... Che fa comodo. Non è che mi faccia comodo. Non esiste. Ma non è un comportamento corretto questa roba. Se vuoi avere l'ultima parola, lei c'ha ragione, va bene? Ok. Vabbè, comunque, alle voci rispondo che non mi dimentico. Questo non è un comportamento. Okay, io rispondo che non mi dimentico. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.